Ehi, la ciurma! Siamo passati per caso da degli inglesi dopo aver catturato un paio di navi spagnole e ci hanno detto che vogliono fare pace con gli olandesi e quindi ci hanno detto di scortare la loro nave che vuole portare il trattato di pace agli olandesi a Nassau. Quindi dobbiamo difendere questa cosa qua in modo che arrivi a Nassau laggiù. Esatto, andiamo fino laggiù a Nassau. Ah, ho comprato anche una mappa di un tesoro pirata, ma credo che andremo poi più avanti a prenderlo. Dovremmo anche cercare di avere notizie sui nostri familiari, che è l'unica cosa che non stiamo facendo in tutto questo. No, non stiamo neanche. No, non erano inglesi comunque quelli che ci hanno detto del coso, erano spagnoli. E questo francese dobbiamo fermarlo perché sennò. Sono so guai. Ah, sto usando le palle a metà incatenate per tirare giù. Yeah, perfetto ragazzi, anche questa è nostra. Speriamo che avesse un po' di soldi almeno. 500, dai. Non è male. Prendiamo tutto. Cibo e cannoni. E la teniamo per ora. Adesso dobbiamo andarla a accompagnare per il trattato di pace. Dove sta andando? Ah, forse stava schivando la tempesta. Perché effettivamente la tempesta è un po' un casino in queste situazioni. Ah, c'è un pirata qua però. Vaffanbrodo allora, eh. Sloop pirata, adesso la distruggiamo. Come se non ci fosse un domani. No. Vieni, bella bimba. Grandioso. Ok, ho sbagliato, scusatemi. Adesso guardatevi questa animazione perché prima mi è successa con una nave inglese. Va a fuoco e allora si lancia fuori dalla nave e la nave nostra. Yeah. Boh, 290 pezzi d'oro non è tantissimo, ma GG. Abbiamo difeso i nostri. Dove è andata? Dove è andata quella che doveva andare a Nassau? Ah, eccola, è là. Va veloce, mannaggia. Come facciamo a proteggerla se per caso viene fermata? Dai, tiriamo giù anche questi. Sì. Così indeboliamo le città inglesi. Sì, buonanotte. Vai. Dai, ciurma, che anche questa volta sarà nostro. Gli inglesi sono in guerra con gli olandesi, quindi. Se va bene il trattato di pace avremo amici ancora di più gli olandesi. Perfetto! Alla grande è andata. Ciao! Un abile bottaio che sa conservare cibo in robusti barili. Perfetto! Ma sì, dai, benvenuti a bordo, ragazzi! Oh, 950 pezzi d'oro saccheggiati, non ho mai trovato una nave così ricca. Prendiamo tutto e partiamo. La nostra ciurma è un po' triste, diciamo, ma.
Ok, Olanda e inglesi sono. Olanda e spagnoli sono in pace. Se noi attaccassimo Jamestown, possiamo provare ad attaccare Jamestown. Se attacchiamo il brigantino da guerra inglese. Questo sarà anche tosto, probabilmente come capitano, perché gli inglesi sono tantissimi. Rischiamo di perdere prima che. Siamo rimasti solo noi, se perdiamo abbiamo perso. No, abbiamo perso proprio. Kaiser. Avevano troppi uomini. Paghiamo. Ma vaffanbrodo. Ma non ci hanno sequestrato niente alla fin fine. Non possiamo attaccare questa città qua. Oh, chissà come mai ci fa addestrare con quel tizio. Ma è scarso anche sto tizio, è abbastanza. Ho vinto, ma boh. Vabbè, commerciale col mercante, vediamo se 7 pezzi d'oro, vabbè, niente di che. Lo zucchero vale niente qua. Grandioso. Perfetto. Maestro Dasha, ma credo che non possiamo vendere un ca... Ah no, questa sì. Ah, qua amache triple, sì. Mettiamo le amache triple e ripariamo. Ripariamo. Questa però vorrei venderla, ma 43 tonnellate, 33, 23. Abbiamo troppa roba. Però. No, io vorrei provare ad attaccare la città qua. Come faccio ad attaccare una città? Forse devo scendere e vado a approdare. Vabbè, proviamo ad attaccare. Ma perché ho così poco equipaggio? No, andiamocene via, forse è meglio. Oppure. No, tiriamoli giù. A colpi di cannone. Ci mettono un sacco a caricare i cannoni però. Dovrei andare con le palle a mitraglia. E mancare il bersaglio, effettivamente, era proprio quello che avevo intenzione di fare. Beh, gli altri erano 200, questi sono 80, forse ce la potremmo anche fare, però. Ok, 69, perfetto. Però sarebbe bueno toglierne ancora un po'. C'è un uomo in mare, lol! Mi sono tipo buggato. Ma sì, dai, equipaggio 38, direi che possiamo anche andarci, magari si arrendono anche. No, no, non si arrendono.
stati sconfitti una volta, ma va bene, cioè nel senso adesso riprendiamo sta nave, andiamo a prendere un po' di gente. Il fatto è che a tenere tutte queste navi dobbiamo occupare un sacco di equipaggio, quindi abbiamo un sacco di equipaggio, ma è perché è disperso su un sacco di navi, quindi adesso ci conviene assolutamente andare a venderne. Prendiamo tutto, anche quella, però andiamo a venderla Eleutera. Ma resto Dash non mi importa se devo liberare della roba. Io vendo comunque. Sì. Vendo. Vendo. E vendo, sì. E vediamo se alla taverna abbiamo della gente. Sì, benvenuti a bordo, ragazzi. Lui ha della roba da venderci. No, non mi interessa Santiago, dai, chi se ne frega. Ok, vabbè, va bene, se dicono che sei una vera bellezza. Salpiamo. Un'unità di invasione. Attacchiamolo. Sì. No. Ho bisogno di andare con palla e mitraglia in modo da tirare giù un po' sto equipaggio perché sono davvero troppi. Ho la nave un po' sfasciata, ma loro di più. 163, noi abbiamo solo 52. Mancati alla grande. No, stiamo ancora reggendo bene, ragazzi. Buonanotte. Novantasette. Sono senza vele, lol. Yeah, yeah, yeah! Andiamo dal governatore, vediamo cosa ci dice e poi chiudiamo il video, diciamo così. Maggiore! Che piacere rivedervi. Sembra capire che siete un giovane spavaldo di successo, ho sempre sognato di portare uno splendido anello con un rubino o una luccicante collana di diamanti, forse vi capiterà di trovarne una nel corso dei vostri viaggi. Sì, dà il caso che abbia una collana di diamanti. Oh cielo, non avrebbe dovuto, che emozione! Ah, e si è fatta dare la collana di diamanti per un Kaiser di niente. Ma sto! Ma sto pezzo di... Beh, meglio che non parlo, va? Meglio che non parlo. Naturalmente, che cos'è che ha venduto sto scemo? Ha venduto solo la merce. Ha buttato via solo la merce. E il cibo invece l'ha tenuto, no? Abbiamo 163 tonnellate di cibo. E vabbè, prendo dei cannoni perché qua ne abbiamo gran quantità. Teniamone 50. Cosa ce ne facciamo di tutti questi cannoni? Qua abbiamo da riparare, sì.
E questa la possiamo vendere. Sì, è quella che abbiamo trovato noi, il brigantino da guerra. Detto questo, io vi saluto ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo. Ciao a tutti!